partenza di gara 2 dell'International GT Open da Barcellona con Thomas Longcole che mantiene la leadership dalla pole position, amministrato Fabrizio Crestani. In curva 1 già il primo rischio per Michael Mack, che viene messo fuori dall'Audi, ma riesce il pilota danese a mantenere la sua posizione, recupererà poi anche la quinta alle spalle di Fioravanti e Brokers. Proprio l'olandese sarà penalizzato di 5 secondi, questa la sportellata con cui Mack riesce però a portare a casa la posizione. Appaiati a 3, aperti a ventaglio Sowery, Ventmull e Marco Cioci, col romano che cerca di andare in protezione del compagno Macchi in quinta piazza, coprendo proprio qui l'inquadrata BMW M6 di Andres Saravia. Questo è il confronto tra Montermini e Cioci, col romano cerca di gestire il traffico nella maniera migliore. Riusciranno però ancora a ripartire qui dal tiro del team portero, che chiamano la safety car. Annullati 9 secondi di vantaggio da parte di Thomas Longcole. Alla ripartenza Pierburg prende la leadership provvisoria, ma Riccardo Agostini mette in scacco il pilota del team Mercedes e riesce a prendere la leadership della corsa. Lo fa anche Andrea Rizzoli, che prende il secondo posto grazie al team Ombra, che lo ha portato al debutto in questa gara. Recuperano posizioni anche Alessandro Pierguidi nei confronti della Ferrari del team Rinaldi e Giovanni Venturini da decimo a terzo. Questo è il sorpasso invece ai danni di Alessandro Pierguidi da parte di Mikkel Jensen, pilota ufficiale della BMW, arrivato al debutto in campionato col team Senkira al fianco di Richard Gonde. Questa la vittoria vanificata però dall'errore di Brokers di Riccardo Agostini, con la prima affermazione della Lamborghini Huracan GT3 quest'anno per Rizzoli e Fioravanti col team Ombra. Yeah.